περνάω και τις θάλασσες περνώ. Ha aperto il 12 dicembre del 2002 e fino ad oggi ha collezionato quasi 110.000 contatti. È l'help center della stazione Termini di Roma. Il 77% sono uomini, il 23% donne, il 21% italiani e il 70% stranieri. A prevalere sono i romeni, seguiti da italiani, eritrei, afghani ed etiopi. L'help center è uno sportello di orientamento che si occupa di intercettare ed orientare le persone bisognose. È sufficiente presentarsi ed effettuare un primo colloquio di conoscenza. Elisabetta, qual è il tuo ruolo qui? Io in questa società mi occupo prevalentemente di segreteria e di inserimento dati del database. In questo database vengono riportati tutti i dati relativi agli utenti che passano nel nostro sportello di informazione. Quanti in media? Ma circa un centinaio al giorno, secondo poi dai periodi dell'anno. Poi abbiamo un altro servizio che riguarda i telefoni cellulari. Noi li ricarichiamo gratis. La maggior parte di queste persone vive sulla strada, solo in pochi hanno una dimora. Alcuni trovano riparo in centri di accoglienza, altri abitano in stazione. Un luogo considerato, come illustra l'ONDS, Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle stazioni italiane, una fonte di denaro per potenziali furti, ma soprattutto costituisce un riparo dal freddo e dal caldo, è pulita, sicura e può diventare una vera e propria comunità. Elce, come fai ad aiutare le altre persone? Sento io a Stazione Termini la conosco come un topo, perché la esco, la entro dappertutto. Se uno ha bisogno di aiuto, esatto, e io non, che cosa faccio? Chiamo l'operatore, ragazzi, oppure chiamo i vigilanti, chiamo un poliziotto, un carabiniere, ragazzi, guardate, c'è un'emergenza qua, mi serve un aiuto. L'Help Center è uno sportello che va incontro alle esigenze di chi versa in condizioni difficili, se non inaccettabili. I migranti, senza fissa dimora, le persone emarginate, in disperate condizioni economiche. Attraverso l'Help Center essi possono trovare una risposta concreta ai loro problemi, partendo dai bisogni primari come mangiare, dormire, lavarsi e giungendo all'assistenza medica e legale. Alessandro, anche tu sei venuto qui all'Help Center, ma qual è il tuo problema? Uno dei tanti problemi di un ragazzo che sta in strada o alla Caritas come me è che da 5 mesi non riesco a farmi una residenza e il domicilio. Automaticamente, non avendo documenti e né dimora, il comune di Roma, specifico il comune, che poi i vari municipi, non riescono a farlo. Non vengo considerato. Perché non ti rilasciano la residenza? Almeno come dicono, perché più volte mi sono recato al municipio, dicono che il direttore del primo municipio non rilascia perché in passato hanno fatto molte residenze ex comunitari e sono pieni. Io vivo per strada, quando uno ha bisogno dove va? Chiede aiuto a chi? Questi ragazzi operatori, uno meglio dell'altro, c'è il grande capo, tutto ognuno, vedi quel signore là? Mi ha portato in giro per Roma per fare delle visite ospedaliere che tu neanche te ne immagini, lui, senza che io ho cacciato la lira, hanno fatto tutto loro. Tentare di aiutare chi per svariate ragioni vive una vita drammatica in strada è la loro missione. Stiamo parlando di persone che ogni giorno avviano un processo di integrazione attraverso la solidarietà sociale. Magari almeno un posto letto, sta dormendo per strada e ricerca così, insomma. Annalisa, cosa stabilite nelle vostre riunioni che fate circa una volta a settimana? In queste riunioni trattiamo 3 argomenti principali, sono la gestione del lavoro, quindi tutte le nostre problematiche organizzative, i casi, quindi andiamo nello specifico di ogni persona, nel caso che una persona abbia avuto una novità o abbia un problema diverso. Trattiamo il caso, ci aggiorniamo tutti quanti e stabiliamo una strategia di intervento che poi cerchiamo di mettere in pratica nei giorni che seguono. Laura, mi fai qualche esempio concreto? Sì, per esempio un uomo italiano che stava qui in stazione da già un anno, con interventi quotidiani e costanti, alla fine è riuscito a entrare in comunità di recupero. Questo ci dimostra che nonostante quindi noi trattiamo problematiche particolari, delicatissime e difficilissime, il cambiamento è possibile. Il numero verde della sala operativa sociale del Comune di Roma, con cui l'Help Center collabora strettamente, è 800-440022. Fabrizio Schelli, vogliamo ripetere allora gli orari di apertura del vostro sportello?
Siamo aperti ogni giorno dalle 10 del mattino alle 22, i festivi dalle 18 alle 22. Quindi insomma è sempre praticamente operativo questo sportello. Ecco, Presidente Radicchi, c'è tanto lavoro, abbiamo visto prima e dopo l'incontro con i senza dimora. Ecco, ma uno di loro che abbiamo incontrato ci ha detto insomma che per capire chi non ha casa bisogna condividere un po' il loro tempo e la loro giornata, è proprio quello che fate. Beh, il lavoro con le persone che vivono in stato di marginalità secondo me si deve dividere in due sezioni, una sezione organizzativa e una sezione relazionale. L'una non può prescindere dall'altra, noi abbiamo delle procedure ben definite che sono fondamentali, abbiamo degli operatori professionisti che si dedicano a questa. Se noi però non consideriamo che ogni, chiamiamolo utente, è una persona con un milione di problematicità, quindi con cui bisogna condividere un percorso, cosa che i nostri ragazzi fanno quotidianamente, sia all'Help Center ma anche al centro diurno che sta sempre alla stazione Termini, sempre realizzato insieme alle Ferrovie dello Stato, se non si capisce questo non si può veramente risolvere nessun problema. Questi sono i due aspetti fondamentali. Fabrizio Schelid, la funzione dello sportello è di indirizzo e poi c'è il centro diurno invece che fa anche accoglienza. Ecco, vogliamo chiarire bene l'operatività in questi due momenti? Sì, lo sportello sostanzialmente ha la funzione di accogliere le varie richieste delle persone di ogni genere, di indirizzo, per questioni di documenti, anche semplicemente di ascolto del disagio, spesso questo è uno dei bisogni più diffusi, e di indirizzare le persone ai servizi presenti sul territorio. Il centro diurno è una casa per chi non ha casa aperta durante il giorno e ha la funzione speciale di dare riparo, dare accoglienza, possibilità di fare le docce, possibilità di lavare i vestiti, possibilità di interagire, dei laboratori nei quali le persone possono anche interagire e anche delle volte distrarsi, perché la giornata di chi non ha un posto dove stare è una giornata dura, difficilissima, io credo che non sarei in grado di sopportarla per esempio. Dunque da una parte intercettare i bisogni e dare l'indirizzo giusto per risolvere le problematiche, e dall'altra dare accoglienza, dare relazione, e è quello che noi proviamo a fare. Radicchi, ma è possibile ricostruire i motivi che hanno spinto queste persone a lasciare le loro case e anche i loro paesi di provenienza? Molti sono extracomunitari, insomma le rotte di queste persone, quanto poi possono suggerirci poter accoglierli nella maniera giusta? Le rotte personali per una persona senza dimora italiana sono il frutto di una serie di microfratture, di eventi che capitano alla persona e che lo portano poi a trovarsi in strada, quindi può essere la perdita di un lavoro, la perdita di un parente o qualcuno, e purtroppo sono cose che spesso noi crediamo siano sempre lontane da noi, però io dico sempre che noi all'Help Center abbiamo due sportelli, uno dove entrano gli utenti, uno dove entrano gli amici, e io dico ai miei amici: guardate che a volte le cose si potrebbero anche invertire, quindi questo può capitare per un italiano. Per gli stranieri la questione è abbastanza diversa, noi abbiamo questa rete sul territorio nazionale, per esempio proprio a Messina, di cui si parlava prima, che c'è stato questo morto, no? Noi abbiamo un ennesimo senza dimora che è stato trovato. Esatto, un'ennesima persona. Noi abbiamo un'unità di ricerca che proprio oggi è andata a Messina per andare a studiare come aprire un help center, quindi intercettare la rotta di queste persone in modo tale che se per caso sbarcano a Lampedusa, poi si trasferiscono a Messina, noi li identifichiamo già a Messina, gli apriamo una cartella e quando arrivano a Roma possiamo in qualche modo seguire il percorso di integrazione e aiutarli a ritrovare un lavoro o una casa. Fabrizio Schelid, ma che rapporti si instaurano tra operatori e senza dimora? Insomma, si va al di là dell'incontro del momento? Sì, si va al di là, nel senso che in genere il rapporto prosegue, è difficile che la persona venga, faccia una richiesta, venga orientata e finisca lì, spesso la persona torna più volte. È ovvio che l'operatore deve mantenere il massimo della professionalità, perché spesso è un tipo di lavoro che coinvolge anche le corde più emotive e quindi un coinvolgimento molto grande. A questi telefonini, abbiamo visto nel servizio di cui voi tenete in gestione i fili per le ricariche, ecco, in fondo sono un filo che poi vi consente di mantenere questa continuità. Sì, innanzitutto la funzione è proprio strettamente pratica, perché soprattutto per le persone che cercano lavoro non essere reperibili è impossibile. Pensate come la banalità del problema di essere reperibili possa creare delle situazioni difficili, o il biglietto dell'autobus, ci sono tante di quelle cose che noi nemmeno immaginiamo, le difficoltà che ci sono. E poi è l'occasione, la possibilità di avere
avvicinare le persone e le persone si avvicinano solamente offrendo un servizio. Quindi questo è uno, diciamo, dei tanti momenti della vostra collaborazione. Ecco, ma il progetto dell'Help Center di Roma, come abbiamo detto, nasce da una stretta collaborazione tra il Comune e le Ferrovie dello Stato. Allora abbiamo sentito Amedeo Piva, che è il responsabile delle politiche sociali e dei rapporti con le associazioni.